Nonostante manchino pochi giorni alla finale del Grande Fratello VIP, i malumori all'interno della casa continuano. In queste ore, Stefano Bettarini ha avuto l'ennesimo battibecco con Valeria Marini. L'ex calciatore non la vede sincera. Bettarini ha ribadito di essersi pentito di averla mandata in finale. Dice di essere offesa, di volere le scuse. Ora impari a conoscere te la fai scivolare, o ti fai un fegato così, come me lo sono fatto io. Io quando ho fatto la nomination, per mandarla in finale, ho fatto una grande cazzata. Sono pentito perché per la prima volta non sono stato coerente con me stesso. Le cose che ha detto in confessionale sono brutte. Ci sono rimasto male. Io la sbrano qui dentro, ve lo dico, non ne esce. In confessionale, Valeria Marini aveva parlato di Bettarini in questi termini. Non gli è servita la lezione avuta quando ha parlato dietro e tutto quello che ha combinato. Parla male di Pamela e non ne parla nemmeno bene, dopo aver avuto una storia con lei. Ma tanto non lo vince il Grande Fratello, questo è sicuro, raccogli quello che semini. Bettarini poi ha affrontato Valeria dicendole: Hai mai visto un mio confessionale così nei tuoi confronti? Rispondimi, l'hai mai visto? E poi tutto questo legame con Andrea perché non ti andava mai contro? Bisogna leccarti per andare d'accordo con te, bisogna adularti. La Shovgir l'ha replicato. Hai detto che con me è difficile convivere, tu ed Eleonore mi avete fatto passare da sconnessa mentale, mi hai fatto una guerra tremenda. Mi hai trattato maluccio. Sei aggressivo. In confessionale, infine, Bettarini ha commentato. Lei non è sincera quando dice le cose, fa quella che ti sta vicino, che le dispiace e poi ti dà la coltellata. Sta facendo il suo gioco, dice le cose e le rimuove. Anche Laura Freddi ha mostrato un certo malumore nei confronti di Valeria Marini. Era certa, infatti, che la Shovgir l'avrebbe scelto lei per la finale e non Gabriele Rossi. Credevo che Valeria facesse il mio nome, sono rimasta delusa. Credevo che arrivati a questo punto volesse continuare con me o pensasse a me come a una persona importante qui. Mi diceva che ero una persona pura. Lei becca molto la mia anima, usa gli aggettivi giusti. Mi dice cose belle e poi la Marini, in confessionale, ha giustificato così la sua scelta. Laura non mi ha sostenuta sempre, a volte ha dato ragione a Stefano su dei comportamenti di Mariana. Tra i due ho scelto Gabriele, perché mi è stato vicino sin dall'inizio. Anche se entrambi se lo meritano. Chi se ne frega.